Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto sotto un ponte all'Arzilla di Fano, subito rimosso e fatto brillare dagli artificieri. La lotta contro il virus attraverso i tamponi di massa. A Fano grande affluenza anche oggi, mentre sono iniziati nell'entroterra per i residenti di Colli al Metauro e Monbaroccio. È uno dei pochi comuni in Italia e l'unico nelle Marche dove tra gli abitanti nessuno è mai stato positivo al Covid. Si tratta di Bolognola, in provincia di Macerata, un piccolo borgo tra le montagne di Sibillino. Spacciava droga alla stazione di Fano negli orari di punta per non dare nell'occhio, poi risaliva sul treno e tornava alla base. I poliziotti gli hanno trovato addosso anche 1.400 euro in contanti. Quasi 2 metri di neve sui monti dell'Appennino marchigiano con fiocchi anche a bassa quota, solo pioggia invece lungo la costa. Il maltempo crea qualche disagio, ma da domani migliora. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Partiamo dalla cronaca, perché questa mattina è stato rinvenuto sotto un ponte, siamo all'Arzilla di Fano, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La bomba è subito stata rimossa e fatta brillare in una cava a Bellocchi. Letizia Marchioni. Ecco, ci troviamo qui sotto il ponte che collega Fano-Pesaro lungo la statale, il ponte Calrabile è in località Arzilla di Fano, perché questa mattina all'incirca un'oretta fa, intorno alle 9.40, è stato trovato un ordigno bellico inesploso, per cui ancora si devono avere altre informazioni per quanto riguarda la pericolosità e per quanto riguarda la data a cui questo ordigno risale. Era lì sotto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma nessuno se n'era mai accorto fino ad oggi. È stato rimosso e trasportato in una cava di Bellocchi, dove è stato fatto brillare in tutta sicurezza l'ordigno bellico rinvenuto questa mattina sotto uno dei piloni del ponte in località Arzilla di Fano da un operaio escavatorista che stava lavorando per sistemare alcune tubature nel cantiere per la vasca della prima pioggia. L'amministrazione comunale ha subito provveduto ad allertare la prefettura di Carabinieri e nel primo pomeriggio, intorno alle 14, dopo un'attenta valutazione, il genio ferroviere dell'esercito italiano di Stanza Castelmaggiore ha deciso, con l'ausilio degli operai di ASET che l'avevano trovato, di rimuovere l'ordigno, una bomba lunga circa 2 metri di fabbricazione italiana e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di uno dei tanti ordigni bellici ritrovati a Fano, oltre a quello rinvenuto a Sassonia nel 2018. Fortunatamente, rispetto alla volta precedente, quando fu ritrovato un ordigno in Sassonia, non è stato toccato, quindi non ci sono pericoli di questo tipo, per cui c'è una tranquillità, basta metterla in sicurezza. Fortunatamente, ha poi commentato il vice sindaco Cristian Fanesi, questa volta il tutto si è risolto in tempi rapidi. Nel giro di poco tempo l'ordigno era stato rimosso. La procedura si è svolta in totale sicurezza e non è stato necessario evacuare persone o modificare la viabilità del traffico cittadino. Sul posto, oltre ai carabinieri, la polizia locale. Proseguono i tamponi di massa in 4 zone della provincia pesarese. Oggi è stato attivato il punto screening di Colli al Metauro. Simona Zonghetti. Oggi e domani ai presidi per lo screening di Fano e Marotta si aggiunge anche quello di Colli al Metauro. Il 4° punto è stato individuato al ristorante La Tagliata per facilitare l'accesso ai test, gratuiti e su base volontaria, ai cittadini di Cartoceto e Monbaroccio. È utile come punto di riferimento? Certo, sì sì, devo dire che è stato facile arrivare, quindi è stata ben pensata come cosa. Anche voi in fila per sottoporvi al test? Sì, per proteggermi personalmente, saperlo, e anche per non infettare gli altri se per caso fossi positiva. Il primo ad arrivare questa mattina è stato il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che ha ringraziato la regione, i sanitari, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Sindaco, anche lei questa mattina ha dato il buon esempio. Il buongiorno è il buon esempio, sì, ho cominciato io, sentivo il dovere di farlo perché devo essere un esempio e spero che tanti possano fare il tampone oggi. Oggi e domani alla Tagliata, nonché alle altre sedi di Fano, Codma, Palestra Venturini e il Bossodromo di Marotta. Importante, però abbiamo una location un pochettino diversa e ringrazio i proprietari del locale perché con umiltà e serietà, oltre che con professionalità, ci ha messo a disposizione un posto
tattico, anche perché rimane a metà strada fra Monbarozzo e Cartoceto, per dare assistenza anche agli anziani dei nostri borghi. Punto fondamentale perché queste persone facevano difficoltà a raggiungere le sedi di Fano. A sottoporsi al test anche il primo cittadino di Cartoceto, Enrico Rossi. Lo screening di massa, detto il sindaco, non è la soluzione per debellare il virus, ma una grande opportunità offerta dalla regione insieme all'ASUR che deve essere colta. Pur trattandosi di una fotografia puntuale, perché ovviamente lo screening ci dà esattamente la cartina del tornasole di quella che è la situazione ad oggi e che potrebbe ovviamente evolvere e mutare, ma sicuramente è un'opportunità molto molto grande per cercare di contrastare la circolazione subdola e anche inconsapevole, aggiungerei, del virus. Una preoccupazione, probabilmente pochi ragazzi si sono ancora sottoposti al test, forse per un timore individuale, forse perché magari la propria compagnia, il proprio gruppo ha deciso in questo senso. Davvero l'invito è quello di partecipare numerosi, e proprio ieri ho fatto un post anche un po' scherzoso, un po' ironico, dicendo e invitandoli, ci andiamo insieme, purché questo test si faccia e soprattutto lo facciano anche i giovani che magari nella stragrande maggior parte delle volte possono essere per l'appunto portatori inconsapevoli del virus. L'orario per eseguire i tamponi anche per la giornata di domani sarà dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle ore 19. Speriamo che l'affluenza sia tanta. Con me ho due postazioni con quattro operatori sanitari, con quattro infermieri. Io sono la biologa e speriamo che dia bei frutti come le altre giornate che ho fatto. Lei è appena uscito, si è sottoposto al tampone? Sì. Come è risultato il test? Negativo. Più tranquilla adesso? Sì, un po' più tranquillo, sì. Come mai avete deciso di partecipare? Si è deciso perché la situazione non è granché, quindi un controllo in più fa sempre bene. Anche per lei è la stessa cosa? Certo, per noi e per gli altri, per chi ci sta vicino soprattutto. Ci sono pochi giovani, secondo voi, che si sottopongono in questi giorni ai tamponi? Ancora è presto. Qui, fortunatamente, in due giornate si spera che siano numerosi. Però i giovani sono un po' restii. Questo sito, come ci spiega l'assessore Marco Spinaci, autista del 118, potrebbe essere utilizzato nei prossimi mesi per la vaccinazione. Spinaci, che si è sottoposto al tampone nei giorni scorsi, si è anche vaccinato. Al di là dello screening vero e proprio, questo sia proprio possa essere il banco di prova per la vaccinazione, perché la vaccinazione che interesserà tantissima gente, e quindi questo diciamo che sicuramente può servire per testare quelle che saranno poi anche le problematiche che verranno fuori, perché l'afflusso sarà notevole, quindi bisognerà programmarsi in maniera molto precisa, e questo sicuramente aiuterà tanto. Inizia domani, martedì, e si protrarrà fino a domenica lo screening di massa, sempre gratuito, per i comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Monte Cosaro e Monte San Giusto. L'esame si svolgerà nel Pala Risorgimento di via Ginocchi dalle ore 8 alle 20. Possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio. I minorenni dovranno essere invece accompagnati. Intanto continua lo screening di massa anche a Fano, code al CODMA di Rosciano e alla palestra Venturini. Oggi, tra l'altro, si sono aggiunti anche gli studenti dell'Olivetti. Un bel po'. Quarta giornata di screening di massa a Fano. Continuano le lunghe code fuori dal CODMA e dalla palestra Venturini, a cui oggi si sono aggiunti i ragazzi dell'Istituto Olivetti che, assieme alla dirigente del Polo 3 Eleonora Augello e ad alcuni professori, hanno deciso di sottoporsi al tampone antigenico rapido. In una classe di 15 studenti, 6 sono stati i ragazzi della quinta B che volontariamente hanno deciso di aderire allo screening presentandosi questa mattina alla palestra Venturini di Fano. Sì, dai, è andata molto bene, pensavo peggio, e invito appunto tutti i ragazzi della mia età a effettuare questo controllo, perché è un'ottima opportunità, soprattutto per il bene di noi stessi e per chi ci circonda. E niente, è stata un'ottima occasione, ecco. Com'è stato fare il tampone? Ma lì per lì un secondo, un attimo, quel pizzichino di dolore si è sentito, però per il resto bene, dai. È un modo per proteggere noi e non solo, è un modo per proteggere tutti i nostri compagni, la nostra famiglia e tutte le persone che abbiamo il piacere di incontrare. Quindi è estremamente importante che questa cosa venga fatta, soprattutto se ci è stata data l'opportunità.
Nei prossimi giorni di screening, che andrà avanti fino al 13 gennaio, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, parteciperanno anche altre classi, ha poi fatto sapere la dirigente Augello. Rappresento i ragazzi, i docenti, i dirigenti, tutti vogliamo che la scuola inizi in presenza quanto possibile, ovviamente con l'organizzazione necessaria per far sì che questo accada. I ragazzi in questo momento il limite è che chiaramente non venendo a scuola riusciamo a coinvolgere di meno. Noi abbiamo delle attività laboratoriali in presenza come previsto dai DPCM, quindi abbiamo qualche ragazzo che viene e siamo riusciti a coinvolgerli. Magari sarebbe auspicabile, lancio così una richiesta all'amministrazione, sarebbe auspicabile che lo screening fosse all'interno delle scuole, ovviamente sempre libero, volontario, su base volontaria si potrebbero organizzare tranquillamente dei turni e così i ragazzi sarebbero coinvolti più facilmente. Per quel che ci riguarda, ovviamente noi abbiamo fatto una circolare, abbiamo cercato di sensibilizzare corpo docente e alunni, molti sono venuti in autonomia, altri sono venuti accompagnati dai professori e oggi assieme a me è stata la giornata inaugurale, diciamo. Un modo per coinvolgere più giovani possibile nell'operazione Marche Sicure e dare il buon esempio ai propri coetanei, proteggendo i propri cari, ha poi commentato il vice sindaco Cristian Fanesi. È un piacere aver accolto nella nostra organizzazione dello screening di massa anche le scolaresche, anche l'idea di poter fare gli screening a tutti gli studenti, addirittura dentro le scuole, nel caso l'ASUR fosse disponibile a farne, io credo che sia un'idea ottima per poter continuare a mandare i ragazzi a scuola e per poter, come dire, continuare la nostra vita in sicurezza ma tranquillamente, in maniera tale che poi pian piano con i vaccini tutto torni alla normalità. Quindi un'idea sicuramente che ci viene dalla scuola e che sicuramente va colta. Sono 12 i decessi legati al Covid relativi alle Marche nelle ultime 24 ore. Tra le vittime c'è anche un fanese di 89 anni ed altre 4 persone residenti in provincia di Pesaro Urbino. Inoltre, come ogni lunedì, si registra un calo di tamponi e di contagi. I nuovi positivi sono 333, di cui più di 140 nella provincia pesarese. Invece negli ospedali della regione ci sono 15 ricoveri in più rispetto a ieri, in aumento sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. E nelle Marche c'è un paese, un borgo, che è praticamente dall'inizio della pandemia, quindi dallo scorso febbraio, quasi un anno, Covid free. Praticamente è un comune di 148 abitanti nella provincia di Macerata e pensate che oltre a questo comune, che è il più alto nelle Marche, ci sono soltanto altri 5 paesi senza contagi in tutta Italia e si trovano in Sicilia. E allora, per capire e cercare di comprendere come è possibile che in tutti questi mesi in questo piccolo borgo in provincia di Macerata non ci sia stato nessun contagio, ci colleghiamo con il sindaco appunto del paese, Cristina Gentili, sindaco di Bolognola. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Ecco, allora le chiedo subito se c'è un segreto, se c'è una come mai vi siete chiesti, come mai siete rimasti l'unico paese nelle Marche e uno dei pochissimi in Italia ad essere senza contagi praticamente. Beh, ce lo siamo chiesti anche perché siamo curiosi di capire il perché. Non abbiamo fatto nulla di particolare, quindi sicuramente la fortuna ci sta aiutando almeno in questa emergenza, una delle tante affrontate negli ultimi 4 anni. Le faccio una piccola correzione: nei 148 abitanti siamo arrivati a 164, l'ultimo nato ieri. Ah, quindi 164 è l'ultimo ieri, maschio o femmina? Maschio, Edoardo. Edoardo, immagino, essendo lei sindaco, ma essendo poi comunque un piccolo borgo, vi conoscete tutti praticamente. Sì, 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 assolutamente sì. Abbiamo già dato il benvenuto. Ecco, Bolognola, tra l'altro, vive di che cosa? Di turismo, immagino, perché avete un impianto sciistico che è tra i più importanti sicuramente della regione Marche.
sì, viviamo di turismo e di agricoltura, quindi ci sono persone che vanno a lavorare anche fuori dal comune, quindi ripeto, l'essere Covid free è molta fortuna sicuramente. E abbiamo gli impianti da sci che purtroppo quest'anno ancora non sono utilizzabili se non dai vari atleti fisi che hanno avuto la fortuna di poter sciare almeno 4 giorni durante il periodo natalizio. La neve non manca, purtroppo manca la possibilità di poter gestire l'emergenza a livello territoriale. Ecco, voi tra l'altro avete anche un'altra emergenza che è ormai attiva da qualche anno, il problema del terremoto, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, il centro abitato ancora è tutto da ricostruire per una buona percentuale, insomma quasi l'80-90% del paese è ancora tutto lì, fermo come quell'agosto del 2016, se non ricordo male. E Dica. No, dico la prima scossa sì, nel 24 agosto qualcosa si è mosso a livello pubblico, privato un po' meno. Un vostro paesano conosce bene perché è il nostro vice sindaco, quindi sa perfettamente quali sono le nostre condizioni. Sì, il vice sindaco è Di Fano. Le volevo chiedere, il fatto che il 18, forse, non credo che sia possibile, ma comunque prossimamente potrebbero riaprire le piste da sci. Questo sindaco la preoccupa? No, non mi preoccupa il fatto che riaprino, anzi, auspico che vengano riaperti gli impianti. Gli impianti a Bolognola, ecco perché dicevo l'emergenza territoriale, non sono gli impianti del nord Italia, quindi spero che possano riaprire. L'indotto che la neve crea a impianto chiuso o aperto alla fine è lo stesso, e quindi non ci preoccupa perché dobbiamo per forza ridurre le presenze, però almeno c'è la possibilità per le strutture di poter lavorare. L'ultima domanda, lei ha parlato di fortuna, però diciamocelo, anche per dare qualche merito ai suoi compaesani, concittadini, siete stati anche un po' bravi, rispettosi delle regole. Nonostante abbiamo la possibilità di poter uscire, perché essendo in pochi il paese, per quanto è piccolo, però abbiamo la possibilità di uscire e di non incontrarci. Però hanno rispettato anche durante il primo lockdown di marzo in pieno tutte le regole, sono usciti solo in caso di necessità per andare a fare la spesa o ad accudire gli animali. Quindi nonostante tutto sono stati ligi al dovere. Allora, sindaco, tra qualche mese si rivota, lei si ricandida? Sì, tentiamo il secondo mandato. Bene, allora in bocca al lupo e auguroni a tutti, grazie per essere intervenuti a Occhio alla Notizia. Grazie, sindaco. E allora adesso andiamo avanti con la scaletta e parliamo di cronaca, perché i poliziotti si sono finti passeggeri e hanno arrestato uno spacciatore. È successo sabato scorso alla stazione ferroviaria di Fano, quando gli agenti del commissariato, dopo aver notato appuntamenti e brevi incontri nel sottopassaggio, hanno identificato 3 persone che avevano appena acquistato una dose di eroina. Durante il controllo un 25enne di origini nigeriane, ma residente in Emilia-Romagna, ha reagito spintonando un poliziotto per poi darsi alla fuga a piedi verso i binari, dove è stato raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine. Il giovane, che era solito giungere alla stazione di Fano in treno negli orari di punta per confondersi tra i passeggeri, aveva con sé 1.400 euro in contanti, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio. Oggi c'è stata l'udienza con la sentenza di patteggiamento alla pena di 1 anno di reclusione. Abbiamo parlato poco fa con il sindaco di Bolognola di neve, abbiamo accennato alla quantità davvero impressionante di neve che è caduta sui monti dell'Appennino marchigiano. E allora ieri il nostro Filippo Pucci ha fatto un giro nell'entroterra pesarese. Le previsioni meteo lo avevano annunciato nei giorni scorsi. La neve è arrivata anche nel nostro territorio.
Se lungo la costa ha sempre piovuto, verso l'entroterra è stata la neve a far da protagonista la giornata di ieri, con temperature registrate sotto lo zero e i più 3 gradi. Ci troviamo a Cagli, qui nella notte tra sabato e domenica la neve ha imbiancato tutto il paese. Grazie alle immagini girate dalla webcam posizionata nel centro città, possiamo vedere come nell'arco della notte del 10 gennaio la neve ha imbiancato Piazza Matteotti, ancora illuminata dalle luci e dall'albero di Natale. Situazione tranquilla nelle strade, dentro e fuori del paese, grazie al lavoro degli spazzaneve e dei spargisale in azione dalle prime ore del mattino. Nonostante la neve, ieri i cagliesi si sono concessi anche una passeggiata all'aria fresca o chi ha preferito giocare con lo slittino. Scuole chiuse invece questa mattina, sia per colpa del tempo che per la delicata situazione di queste ore nelle strutture sanitarie dell'entroterra, soprattutto ad Urbino. Domani, martedì 12 gennaio, lezioni confermate. Abbiamo revocato l'ordinanza di sospensione delle lezioni scolastiche e quindi, ecco, nella giornata di martedì le lezioni si svolgeranno regolarmente. Nella giornata di lunedì tutto è andato per il meglio, siamo partiti con il piano neve, non attivandolo tutto chiaramente perché essendo molto vasto il territorio, diciamo che la neve ha avuto effetti diversi a seconda delle zone, addirittura in alcune zone non è stata neanche presente, in altre invece è caduta insomma con 20-25 centimetri e quindi siamo intervenuti in modo diverso. Però ecco, per martedì le scuole saranno regolarmente aperte. Ma la neve ha anche toccato le località di Serravalle di Carda e sul Monte Nerone, dove si è registrato 1,20 m di manto bianco. Vedete qualcosa? Sono loro. Imbiancato Urbino, Frontone, Monte Copiolo, Pergola e Monte Pietralata. Anche sulle Cesane la situazione è spettrale e c'è chi, nel tempo libero, ha realizzato un pupazzo di neve rigorosamente in mascherina. Ugualmente nel sud delle Marche, dove i fiocchi hanno toccato le località di Cingoli, Camerino, San Severino e Castiglioni di Sassoferrato. Atteso un nuovo peggioramento nel weekend. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni andranno via via migliorando, infatti sia per la giornata di martedì, mercoledì e anche di giovedì avremo un aumento del campo barico che appunto favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Tuttavia l'aria fredda che è giunta in questi giorni si farà sentire soprattutto nelle ore notturne, infatti i valori minimi continueranno a mantenersi al di sotto dello zero con punti anche di meno 4, meno 5 gradi sui settori interni e dove appunto saranno possibili diffuse gelate. Poi nel corso del prossimo fine settimana, in particolare tra la giornata di venerdì e quella di domenica, arriverà un nuovo impulso di aria artica proveniente dai Balcani che appunto potrà determinare un nuovo peggioramento con delle precipitazioni nevose che questa volta potranno raggiungere anche quote pianeggianti, quindi ci attendiamo nevicate soprattutto nella giornata di venerdì e nella giornata di domenica che potranno raggiungere anche le quote basso collinari pianeggianti e qualche fiocco non escluso anche lungo la costa. E le temperature in questa fase tenderanno nuovamente a diminuire sotto la spinta di venti freddi dai quadranti nordorientali. La Regione Marche scende in campo per contrastare la disoccupazione, pronte 220 borse di lavoro per giovani laureati e adulti senza lavoro. Dal 15 gennaio sarà possibile presentare domanda per 160 borse lavoro destinate a disoccupati adulti con più di 30 anni e per 60 borse di ricerca destinate a giovani laureati under 30. La Giunta regionale nell'ultima seduta ha rifinanziato un'attività che dal 2019 allo scorso anno ha già dato degli ottimi risultati. Oggi è giusto parlare di crisi sanitaria perché è questa l'urgenza e l'emergenza, ma da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi, quando la crisi sanitaria speriamo sarà passata, la vera crisi sarà quella economica, di persone che perdono, hanno già perso e perderanno il lavoro purtroppo. Quindi come Regione Marche stiamo facendo un piano, diciamo così, di intervento e di incoraggiamento alle imprese ad assumere. Quindi non tanto corsi di formazione per formare
i disoccupati e riconvertirsi, ma corsi mirati attraverso le aziende, cioè finanziamo le aziende per inserire al loro interno giovani disoccupati o anche persone di un'età più avanzata, che sono ancora più in difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, e contribuiamo al loro reinserimento direttamente. Infatti, negli ultimi 2 anni le risorse complessive che la Regione ha destinato a queste misure ammontano ad oltre 8 milioni di euro. Per il 2021 i residui messi a disposizione sono pari a circa 1 milione 200 mila. Questa è un'iniziativa che parte adesso, ma che avrà poi un seguito, perché la cifra che stiamo investendo in questo senso su questo anno è di 25 milioni di euro. Ce n'è già uno fuori di un bando che abbiamo approvato a fine anno per 2 milioni 900 mila euro per giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono aprire proprie partite IVA. E questo è altrettanto interessante, chi vuol mettersi in proprio, chi ha, diciamo, la forza, il coraggio, la voglia di mettersi in gioco. Lì ci sono 35 mila euro fondo perduto, che sono 15 mila euro proprio per chi apre inizialmente la partita IVA, e altri 20.000 euro se poi assume entro l'anno anche un dipendente. Quindi ecco, queste sono le forme che io chiamo di politiche del lavoro attive, non passive, cioè non di sostegno a chi perde il lavoro, ma di sostegno a chi lo crea il lavoro, che è ovviamente quello che serve per davvero in questa fase. E questa sera nella grande famiglia di Fano TV diamo il benvenuto ad una nuova arrivata. Si chiama Elisa Daura ed è venuta al mondo ieri mattina alle 7:15 all'ospedale Santa Croce di Fano. Una gioia immensa per mamma Giada e papà Rosario, che hanno potuto ottenere in braccio la piccola, che pesa quasi 3,5 kg. Ovviamente congratulazioni da parte dei nonni e di tutto lo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, e poi restate qui sul canale 17 perché c'è il sindaco di Fano Massimo Seri che risponderà alle vostre domande, alle vostre richieste per intervenire. Come vedete i numeri li conoscete, li vedete in sovraimpressione. Io mi fermo qui. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.